Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Europa Universalis 4 Rights of Man con la nostra, scusate, con la nostra cara Etiopia. Abbiamo appena finito di rendere Ejaz uno sputo di provincia che probabilmente lasceremo ai nostri amici ottomani. Abbiamo scoperto nello scorso episodio il mondo e quindi abbiamo potuto vedere come la Svezia si sia abbastanza espansa in Scandinavia, come la Francia stia facendo il suo classico big blue blob, come la Castiglia abbia subito un'offensiva d'Aragona, Inghilterra stia formando la Gran Bretagna, Polonia e Lituania non sono in unione personale, ma bensì la Polonia ha un'unione personale Brunswick, che è abbastanza espansa qua nel Sacro Romano Impero, Moscovia, insomma. Abbiamo visto che i Brahmins hanno quasi completato l'unificazione dell'India, probabilmente creando l'Hindustan, i Ming, che sono chiaramente preponderanti qui nella loro parte di mondo, e poi c'è questa vacca azzurra, molto bella da vedere, con scritto Etiopia, siamo una grande potenza, ma stiamo per perdere il posto perché l'Austria è tornata dentro. Ecco chi è tornato dentro, è l'Austria che è tornata a far capo in Austria, che ha avuto dei problemi seri perché è stata divisa dall'Ungheria proprio. Eh sì, Bavaria, un pezzo si è mangiato la Bavaria, la Boemia è stata attaccata anche dall'Austria. Insomma, un sacco di cose che non abbiamo visto in questo episodio, in questa serie. Stavamo anche subendo un problema grosso di ribelli che forse abbiamo risolto. Allodia Separatist. Devo far partire il timer perché ovviamente io... Figurati se mi ricordo di far partire il timer. Fatto. Ok. Allora abbiamo detto Allodia Soba. No, non la troverò mai. Soba. Questa roba qua. Perché? Stiamo convertendo? No. Che cazzo? What the fuck? L'over extension. L'over extension si andrà a risolvere da sola, perché comunque abbiamo già messo tutti i core, a parte Soba, appunto. Bene, che è quello più grosso. Possiamo fare un'idea militare. Militarmente siamo andati a 11. Potremmo arrivare a 12, però a questo punto io farei l'idea. Ok, almeno avanziamo qua, avremo un missionario in più e daremo a 4 missionari. Veramente l'opera di conversione a cristianesimo coptico diventa una cosa di imponente. Di imponente. Dobbiamo ancora sistemare questa parte qui. No, questa è tutta... Ah no, questa qua è di Pate. Quindi potremmo anche, però sono arrivati anche di Kilwa, sono a livello 12 militare. No, teniamo il tasso di pausa, velocità 4 però non velocità 5, perché abbiamo anche un problema di gestione del nostro manpower. Abbiamo ancora dentro qualche mercenario che uccidiamo subito e basta, perfetto. Unificare tutto sotto un'unica piccola bandiera. Qua di mercenari non ce ne sono, perfetto. Giustamente, giusto per capire in quanti siamo, questo attrito stra immotivato. Allora, dividiamo a metà. Come sempre, uno di qua e uno di là. Ok. Stavo facendo lo spy network sull'Iraq appena iniziato. Le relazioni con gli ottomani sono al massimo, quelle con Venezia perché ci è stato dato una missione. Possiamo fare un'altra idea militare, sempre morale of Hermes più 15%, però a questo punto aspetto di fare la tecnologia, perché se no sono... No, vabbè, a questo punto vado a morale più 15%. Abbiamo un missionario in più, quindi la nostra opera di conversione aumenta e deve aumentare perché abbiamo un sacco di province da convertire, ma un sacco proprio. A questo punto come abbiamo? Quanto abbiamo di morale? Vabbè, è a zero perché devo aspettare di farlo arrivare, di aumentare
il mantenimento, se no non lo vedo. Vabbè, vabbè. Potremmo fare nuovamente un'altra idea militare. No, possiamo chiudere quelle diplomatiche, le chiudo. Ok. Unjustified demands meno 50%, quindi abbiamo possibilità di chiedere più terre. Io avevo detto nello scorso episodio, vabbè, avevo detto nello scorso episodio che la Persia, secondo me, era un cavallo perdente. Se verrà attaccata da Khorasan, io non la difenderò. Non mi interessa, sono solo 18.000 uomini. No. Hanno i Bamis dalla loro, sono anche loro abbastanza coperti, perché i Bamis hanno un sacco di uomini. E abbiamo finito la missione. Molto bene. Reduce over extension. O Conquer Afar al-Batin, che era questa qua, esatto. No, riduciamo l'over extension. Infatti è una cosa che stiamo facendo. Per quanto deve andare sotto? Dell'1%, dobbiamo finirla. L'Aragona ci chiede accesso militare. Chi sei, guerra, Aragona? Vabbè. Giusto per tenere buoni rapporti di vicinato mediterraneo, se si fa per dire. Triangle Trade per il Portogallo. Siamo quasi nel 1600. Ci arriveremo alla velocità. Mettiamo 5 a questo punto. Perché è giusto un'attesa. Slave Traders. Ah, schiavisti. Slave Trader. Allora, gli ottomani così prendono un claim e eviterei. Io farei un accordo con gli ottomani. Slitter, Deborah, Biran, Raskin, se fermo, Great, Traitor, Royal Mora. Beh, sì, va bene, dai. Slaver, Itish, Regent. Allora, Slave will now be produced in Shewa. Local good. Ethiopia will get slaving economy fino alla fine. National Arrest più 5. Wow! Wow! Più 5? Non me l'aspettavo. È fino a fine gioco, ragazzi. Oh, che schiaffo in faccia. Madonna. C'è qualche advisor che ci può aiutare? No. Però posso cacciare questo. Però potrei prenderlo. No, vabbè. Madonna, ragazzi. Che schiaffo potente. Non voglio neanche questo della National Task Force di Fire, mannaggia a te. Dov'è? Dove sei? Vediamo se arriva qualcun altro qui. Oh, National Arrest meno 2, sì. Ti prego, abbassa il National Arrest. Ah, questo non me l'aspettavo sul serio. Che schiaffo. Che schiaffo. Qui facciamo l'ultimo cuore, ci togliamo il problema. Andiamo avanti in conversione proprio come pazzi. 20 di prestigio. È quello che succede. È quello che succede. 7 pretender, quindi niente di che. Allora, Saga Christos, primo Solomonide. Minas 505. L'erede però dovrebbe avere weak claim medio. Cioè, claim medio, giusto? No, strong. Allora, devo risolverlo subito, quindi magari dopo lo uccidiamo. Dove? Coppe. La Madonna, fino alla infunt. Non ho più leader, vero? No, sfigatissimo ce ne ho. Allora. Negus e Negast is just. National meno 2. Oh, meno male, grazie. Meno male. Richiamiamo diplomatico da Venezia e quello dagli ottomani. Iniziamo a fare anche qua un... tanto non ho casus belli, giusto? Stavo dicendo, una rete di spionaggio anche per gli amici di Hormuz. E che sono difesi dai Bamis, quindi dobbiamo fare anche in fretta. Covert, Brill Spy Network. Allora, vediamo se...
Altra conversione è andata a buon fine. Andiamo avanti. Ok. Facciamoli scoppiare. Medina e la Mecca sono diventate di nostra proprietà. Il problema dei ribelli è stato risolto, ma sono riusciti a scappare. In Darfur. Finiamoli. Ok. Quindi ammazziamo l'Army Maintenance sempre. E riportiamo i nostri amici qua. Allora, abbiamo appena convertito, abbiamo preso la Mecca e Medina, sono diventate parte del nostro impero. Abbiamo lasciato un arresto altissimo, ma siamo riusciti a in qualche modo sistemarlo. 10 di prestigio ancora, siamo già a 100, ragazzi. Cottage Industry, Estate Modifier, ok, Cottage Industry. The Burgers perdono 15 di realtà. E poi abbiamo un base production in Zeila. Però lì diventa local arrest più 8. Se no, i Burgers prendono 15 di realtà, va bene, 10 di influenze, va bene. Local arrest meno 2, tax modifier più 15, me lo devi pure chiedere. Stiamo finendo di. Abbiamo corrizzato quasi tutto praticamente, giusto? Sì. 1594. Ok, attenderei a fare la guerra fino a quel momento. Anche per un discorso di manpower che deve assolutamente aumentare. Potremmo anche prendere qualcuno che ci dia una mano in questo senso. Se c'è un recovery speed. Reinforce speed? No, però. Questo ci costa segarlo. Ah, oh, che palle. I persiani sono sempre più dentro dove non devono. La new church will be built. Perdiamo 128 ducati. E le prestige più 0,50. Se no perdiamo 10 di prestigio. Sai quanto me ne frega. Ah, Gesù. Vabbè, prendiamo il land maintenance modifier. No. Lasciamo perdere. Qui abbiamo spa network construction più 25, trade efficiency più 10, questo può servire assolutamente. Come trade, come siamo? A 11 ducati, niente male. Potevo fare qualche barchetta giusto per, tanto siamo ancora sotto il limite. Ok, altra conversione andata a buon fine. Qui andiamo, procediamo come dei maledetti, molto bene, perché questa è tutta regione, tutta zona sudita, quindi va da sé che più conquistiamo questo territorio in Arabia, più abbiamo dei problemi di national religious unity. Oh, ce ne abbiamo la Pentecoste come sempre, non c'ho mai soldi per fare quello che mi chiedi. Alodia. Oh, e Jazi Separatist. Taima, Medina, Mecca, Madin. Taima 25. Com'è possibile? Active missionary a Medina. Ah, qua guadagniamo, porca miseria. Io li lascio fare. Li lascio fare. Quanto guadagniamo? 6, no, 6,90. Col discorso della corruzione che l'abbiamo finalmente un po' abbassata. Siamo di meno di 0,29. Non esageriamo, ragazzi. E guadagniamo qualche soldino in più, che fa sempre comodo. Intanto lo spy network sull'Iraq è ultimato. Il problema potrebbe essere Khorasan, ma a questo punto chiameremo dentro la Persia. Quindi, fabricate claim. Ah, possiamo farlo solo su qua. Allora no, non lo spreco, intanto c'ho la missione dopo da fare, quindi. La sua Hormuz è ancora in corso. Ne ho uno libero, a questo punto miglioro le relazioni con i persiani perché mi servono. Relations, poor relations, yes. Potrei costruire qualcosa, ma non ho i soldi per poterlo fare. Potrei fare qualche marketplace.
abbia un senso logico farlo? Ne avevo già fatti quelli importanti. Infatti. Sì, più 0,99. Ma ha senso qua. Non ha senso perché Alexander non abbiamo minimamente. Allora, ho visto, guardate che sono. Forse sono io mongolo, ma non me ne ero mai accorto. La cat house sono tutti. Il workshop. Vabbè, il tempio, il church è rimasto uguale. Possiamo fare la manifattura, weapons manufactory. Sì, ma non adesso. Barracks. Manpower serve sempre. Ho letto un 250. Dai, facciamolo qua. Alta conversione, alta confine, episodio di conversioni. Ah, facciamone un'altra subito. Facciamo Alexandra, ci vorrà un po', no? Proseguiamo in fila così, molto serenamente. Qua col discorso della religione siamo un po' bloccati perché Alexandra la possiamo convertire e quindi sarà finito Mara, diventerà la prossima a diventare coptica. Almeno così prendiamo un'altra benedizione, un altro blessing. Impover maneuver? No, lascio perdere però perché voglio andare avanti militarmente. Perdiamo 109 ducati e prendiamo l'unica stabilità. La possiamo boostare la stabilità. Sì. Cioè, 284. Our hire Minas is now entrepreneur. Bene, ma non abbiamo potuto scegliere il nome dell'erede. Minas, vabbè. Va bene, portoghesi, venite nelle nostre terre. Andiamo a convertire Alexandria, che adesso chiaramente ci vorrà di più. E a questo punto. Oh, finito il tempo. Vediamo, ultimo tentativo. Ah, figurati. L'idea la abbandoniamo. Allora, cosa possiamo fare di più? Perché se io dovessi dichiarare guerra a questi amici, adesso vabbè, non ho il diplomatico e mi scoccia che richiamarlo, però quello che vorrei fare è la guerra. Loro stanno combattendo contro Hormuz probabilmente, sì. Iraq e Khorasan. Perché quello che volevo fare è chiaramente andare a conquistare l'Iraq. Tanto vorrei far vedere che l'opera di evangelizzazione dell'Arabia prosegue spedita come poche altre cose. Pate ci mette come rivali e questo dà un altro twist alla partita. Dà un altro twist alla partita, signori miei. Ai ai ai. Kilo, ci vedi bene? Non ho sufficienza. Dobbiamo andarci a lavorare sicuramente nel prossimo episodio. Questo è un twist inaspettato di fine episodio. Pate ci ha messo come rivali. Pate non ha capito con chi cazzo sta parlando. Probabilmente glielo farò capire nel prossimo episodio. Killua dispiace perché ha 31.000 uomini. Insieme a loro, insomma, è una potenza importante. E la Persia non mi viene a dare una mano. Non credo nemmeno agli ottomani. Intanto sono finiti di costruire le nostre parchette. Andiamole. Le andiamo con queste. Le mandiamo in missione, poi la chiudiamo qua. Sempre Protect Trade a Goa. Ad Alexander mi dà uno di profit, ma non mi fa un cacchio. Esatto. E con questo, ragazzi, ci salutiamo. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come sempre, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like, un commento. E se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Un saluto e alla prossima, ragazzi. Ciao!